questa deve essere la risposta europea, io aggiungo la risposta occidentale alla politica non soltanto della Cina ma anche della Russia in Africa, ciascuno con modalità diverse, qualcuno utilizzando i mercenari, altri le aziende, ma l'Europa deve ritrovare un ruolo perché può con l'Africa costruire meglio il proprio futuro. Ci pensiamo, io nel mio intervento ho citato per esempio le capacità che noi italiani abbiamo di realizzare migliori interconnessioni con l'Africa, non soltanto i gasdotti che oggi sono fondamentali all'approvvigionamento energetico europeo, ma anche i collegamenti e le interconnessioni elettriche, come si può realizzare anche da altri paesi della sponda mediterranea, mi riferisco non solo alla Tunisia ma anche all'Egitto e alla Libia, per consentire loro di realizzare nei loro territori, ci sono diversi progetti di questo tipo, produzione di energia rinnovabile che poi può anche essere collocata al meglio nel continente europeo. Penso ai cavi marittimi per le fibre ottiche, cioè per la trasmissione di dati. L'Italia ha le aziende leader che stanno realizzando anche lungo il Mediterraneo e il Golfo Persico quelle connessioni per la trasmissione di informazioni e dati che poi l'energia del futuro, e in questo noi siamo un ponte fondamentale. Penso allo sviluppo di una tecnologia spaziale in Africa attraverso quello che può fare proprio il nostro centro spaziale a Malindi, in Kenya, da dove 60 anni fa l'Italia ebbe il suo primo accesso sullo spazio, e oggi noi con un accordo che abbiamo sottoscritto col Kenya vorremmo che questa base spaziale abbia una nuova storia, diventando il centro di formazione e di assistenza e chissà in futuro anche di lancio di quei satelliti che consentiranno all'Africa di avere una propria costellazione satellitaria, come vogliono fare molti paesi africani. Per questo stiamo collaborando con la nuova agenzia africana che avrà sede al Cairo in Egitto, l'Agenzia Spaziale Africana. D'altra parte, con la tecnologia spaziale, su cui noi siamo grandi nel mondo, è possibile fare quella rilevazione della Terra che aiuta moltissimo per quanto riguarda la produzione, la sicurezza alimentare, per contrastare la desertificazione e ovviamente anche per la sicurezza in senso lato. Noi pensiamo che un'altra partnership si può sviluppare per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime critiche, oggi fondamentali alla duplice transizione su cui l'Europa è impegnata, green e digitale. Quelle materie prime critiche che oggi in qualche misura sono monopolio della Cina, anche perché le estrae molto spesso in Africa, le lavora in Cina e poi ce le vende, e di cui noi dobbiamo necessariamente agire proprio per non essere dipendenti ieri dall'energia e dal carbon fossile russo e domani dalla tecnologia green e delle materie prime monopolio della Cina. Per questo l'Africa è indispensabile all'Europa e per questo l'Europa deve consentire all'Africa di crescere insieme.